lo strumento, lo zimbalo, ma è ancora, a dispetto della sua origine antica, è ancora uno strumento vergine quasi, perché è stato utilizzato ancora fino a una decina d'anni fa. Questo ovviamente non ha a che vedere con la qualità della musica, spesso eccelsa, ma è stato utilizzato in maniera tradizionale, quindi così come viene dalla musica zingara, poi mediato da Stravinsky e Bartok, che però rimangono ancora molto vicini nella scrittura alle origini popolari di questo strumento. E quindi ovviamente io come interprete italiano e i compositori con cui spesso collaboro, che non sono ungheresi, siamo tutti stranieri in rapporto a questo strumento, e con tutti gli svantaggi e i vantaggi che questo comporta. Gli svantaggi magari sono ovviamente, per entrare nel suono c'è un lavoro più, come dire, più lungo, magari sono sonorità evidenti per un ungherese come per noi certi fraseggi di Monteverdi, però allo stesso tempo si è più liberi, quindi il peso della tradizione non c'è e forse si possono usare più cose. Ovviamente quello che mi preme sottolineare è che nella ricerca di nuove tecniche e di nuove sonorità, e in questo senso Stefano ha lavorato meravigliosamente, è veramente importante per me restare vicini alla natura dello strumento. Quindi scoprire cose nuove non significa per me fare qualunque cosa, ma piuttosto disvelare una seconda natura dello strumento che quindi sia qualcosa di autentico, che è una dimensione poetica, esatto, e che appartenga veramente a questo strumento.